West Coast, I know you want me right. You don't know Midwest, what you want to me. Dilemma, uno dei successi più grandi di questa stagione autunnale, fine 2002. Oggi è lunedì ed è il 30 settembre appunto del 2002. Ci eravamo lasciati un tranquillo lunedì sera di metà giugno, sempre di quest'anno. Diciamo all'incirca 4 mesi fa. Lino, scusami, io parlo per il pubblico di internet perché non avete ancora i soldi per fare il collegamento contemporaneo della radio e di internet. Ma ce l'abbiamo. Lo fate per tutti, non lo fate per noi. Ma ce l'abbiamo. Cosa siamo noi? Ma c'è un mio amico che ci collega a internet e dice non vi vedo, non vi sento. Elio, tu mi insegni, questa è una forma di censura, perché alcuni programmi non possono essere messi in onda così. Ci vuole quel piccolo tempo tecnico. Ma quindi è perché un c'è un super regista che controlla che non ci siano cose che non si possono dire ed eventualmente taglia. Esatto, perfetto. Allora tu come l'ascensore, l'hanno tagliato proprio stasera. A metà. Hai fatto. Ragazzi, non cominciamo con le polemiche, ok? Ci eravamo lasciati a metà giugno. Cordialmente! Il GNP è di qualità perché l'ho comprato all'ufficio di GNP. Bene. Sei Lino, come si chiama la più famosa oceanografa giapponese? Oceanografa, sì. Prego. Yakuza maremoto. Una suora va in un bar per religioni, per religiosi singles. No, per religioni. Aspetta, che chiunque possa farlo, porti qui del solvente. Ci sono delle cimici. Sì, quelle microspie, sì. No, no, sono, beh, un bar. Sono delle cimici addestrate che ascoltano cosa si dice e poi lo vanno a riferire. Io voglio chiedere se l'Ares, come aveva promesso dopo aver battuto il Messina baseball, ha battuto anche il Messia baseball. C'è una ricetta contadina coreana che è il cane alla brace, viene bruciato dentro la sua cuccia di legno. È un po' come la patata al cartoccio. Esatto, viene nel suo ambiente. Come si chiama lei? Peppe. Come si chiama lei? Peppe. Come si chiama lei? Giuseppe. Adesso sì. Ho fame. Vai dal cane. Ma non fa rima. Allora vai dal cane. Sapevo che al posto della mascotte c'era una femminoccia. Vado via adesso. Sì, sì. Ma noi qui a Elemedia abbiamo trovato un ambiente che, grazie al nostro dittatore, ci dà la possibilità. Chissà, ragazzi, eravamo più giovani. Tanto tempo fa. Però in me c'è una domanda, Lino. Prego. Vorrei sapere, ma come mai la canzone Le Media, che era quella di quest'ultima parte del riassunto, sì, poi non è diventata il tormentone dell'estate? Come hai detto? Io ti assicuro che diventerà il tormentone dell'estate. Qua ci hai tradito. Devo confessarvi, la realtà è molto più semplice, come sempre. Mi sono distratto per altri problemi. Ah. Ho avuto da pensare ad altre cose più banali, quotidiane, certo, e terrestri. Però la prossima volta mandami magari un messaggino, perché ero lì fine giugno e dico... E non è il tormentone dell'estate, aspetto fine luglio. Se non hai notato, difatti, è stata una stagione senza un vero tormentone, perché sono arrivate poi alla fine le ketchup, sono arrivate sul filo di là, era già agosto. Certo. Linus, ecco, scusami, io volevo chiederti una cosa, perché è bello, tutto bello, anzi c'è grande emozione, se vogliamo, nel riprendere questa bellissima avventura che ormai tocca il decimo anno di età. Questo è il decimo anniversario, la stagione decennale proprio. Però scusami, Linus, l'anno scorso abbiamo speso tante parole, tante parole, per portare a un'ora e mezza il tempo della trasmissione. Adesso devi dirmi perché due ore. Devi sempre non sono due ore. Sono due ore. Come lo so? Sono due ore. Solo un'ora e mezza e mezz'ora di traino prima, no? Adesso qua non siamo mica nel traino. Siamo nel traino. Questo è il traino. Non capisco niente del linguaggio televisivo. Ma se me l'hai detto tu. Sì. E l'avevi detto tu oggi. Ma io comincio a perdere i colpi, scusami. Dobbiamo fare come a Striscia la Notizia, che la seconda parte di Striscia la Notizia si chiama SOS Gabibbo. Sì. Che serve per uscire dalle spire del. Posso dare un'informazione tecnica? Sì. Quando finisce Striscia la Notizia, la prima parte, c'è
c'è la pubblicità. Prima della pubblicità compare un ideogramma giapponese, avete presente? Fine, sì, c'è scritto. Quello lì vuol dire fine prima parte. Lo sappiamo. Sì. Quindi il rilevamento su Striscia è soltanto tra le due pubblicità. Avete ascoltato i segreti indicibili di papà Linetti. Yeah. Un nuovo appuntamento, un nuovo appuntamento. Allora, quindi questa, cari amici, è traino. La prima mezz'ora dire. Eleonora, se ti chiedono da dove stiamo trasmettendo, mantieni l'assoluto riserbo, ok? Questo è importante, Linus. Se no io prendo tutto quello che ho, prendo e esco e non mi vedete più. Stai tranquillo. No, non si può dire, ok? Spieghiamo il perché. Spacca noi... la faccia, stai Leonora, io non so. Non si può dire, porco cazzo. No, non essere violento, Lino. Volevamo spiegare che noi abbiamo trascorso l'estate ad allestire questo studio in questa località segreta, studio che ha delle caratteristiche anche esse segrete. Possiamo darvi delle indicazioni su come l'abbiamo sistemato e da questo potete... Allora, scusa, sigla, diciamo, più collettiva, più comprensiva. Vai con la sigla di Le strategie di Elemedia per la nuova annata. Queste cose, queste studiate nel corso della famosa riunione pre-stagione. Va ora in onda Le strategie segrete di Elemedia per la nuova annata. Allora, noi vi diciamo come abbiamo allestito lo studio. Voi dalle indicazioni dovete capire più o meno dove ci troviamo e come siamo messi. Allora, vi diciamo, abbiamo portato dentro tante sedie. Però attenzione, ogni sedia ha una delle gambe segata un pochettino e quindi oscilla. Ed è verde. E questa è la prima indicazione. Se lo vuoi dire, vedi anche l'indirizzo. Sedie verde, insomma, capirete voi. E poi altre cose che abbiamo fatto. È molto importante l'insonorizzazione dello studio. Anche per andare in controtendenza, invece di utilizzare i pannelli fonoassorbenti, quelli di alta qualità, che costano anche un occhio della testa, diciamolo pure, o il piombo, che in certi studi evoluti c'è, ebbene no, noi abbiamo optato per i cartoni delle uova, quelli piramidali, antichi, che tutti i ragazzini hanno utilizzato per insonorizzare la propria saletta prove. Ecco, e poi tutti mobili antichi, in ogni caso presi dall'antiquario, roba di qualità, perché? Quindi perché la console Rococò Luigi XIV, dei mobili. Della roba salvata dal vecchio incendio che noi comunque abbiamo C'è una piattaia, pensa, con dentro però è giradischi. Esatto. Ancora valvole, cose fatte ancora con le valvole, con i diodi, con i triodi, ancora quel computer usiamo, il primo, quello che occupava tutta una stanza e come rendimento aveva presso a poco quella di una calcolatrice. Pensate che c'è anche la salma mummificata del portinaio di quando c'era l'incendio, che Pirelli Battisti. Che poverino. Allora, tutto questo perché? Perché come precisa scelta degli Elio e le storie tese, più Linus, più Mangoni, più il dottor Stramangone che tornerà. Tornerà. Non oggi, perché oggi avevo un impegno, però torna. In collaborazione con Elemedia punteremo non sulla quantità, cioè sulle tante cose, cioè sulle due ore con tanta roba dentro. No, cari amici. Ma sulla qualità. Cioè, questa nuova annata, come ho già detto oggi, è come una grande ostrica, un'ostrica grandissima con una perla piccolissima dentro. Ma preziosa. E il vostro compito, cari amici, sarà quello di cercare questa preziosissima perla all'interno di un'ostrica di nulla. Quindi qui potrebbe nascere anche il titolo della trasmissione della nuova annata è Enorme ostrica piccola perla con una piccolissima perla all'interno. Nulla era bello. Enorme ostrica di nulla con una piccolissima perla all'interno, ma non è tutto. Cordialmente, perché prima di Enorme Ostrica, per gli amici di Enorme Ostrica, c'è un programma di traino intitolato Programma di traino. Ed è questo. Ringraziare pubblicamente Peter Gabriel perché ha avuto questo pensiero gentilissimo, sapendo che il programma cominciava a crescere, a diventare grande, ad avere ormai 10 anni, ha dedicato questa canzone appunto crescendo, growing up, accordialmente al suo decennale. Grazie Peter, Peter, che è un grazie amico. Peter. Siccome crescono anche i radioascoltatori, noi facciamo le nostre consuete prove d'ascolto. Allora chiediamo a tutti gli automobilisti che in questo momento stanno ascoltando cordialmente su DJ, di mettere stanno ascoltando programma di traino. Programma di traino. 15 minuti, hai ragione. 15 minuti. Chiediamo di mettere le quattro frecce a stare e simulare un accoppiamento con il tubo di scappamento. Facciamo vedere che siamo tantissimi. Fatelo ora. Dai ragazzi, forza. Dai.
Allora, questa è un'edizione nuova di Cordialmente, anzi di programma di Traino, ma poi diventerà Cordialmente, sì. Che nasce sotto il segno dell'interazione, fondamentalmente. Sì, dell'intera, no? Azione, ecco, diciamo, cioè che copia un po' questo stile, diciamo, televisivo, sì, però vuole, sì, anche batterla un po', no? Assolutamente, perché siamo qua in orari abitualmente televisivi. Esatto, quindi abbiamo inventato questo programma di Traino, di Elio Storia Tese, che serve per far su, diciamo, un numero di gente che poi ascolterà il vero e proprio Ostrica di nulla. Faccio un esempio, Ostrica faccio un esempio. Di nulla. Abbiamo anche noi le nostre piccole pubblicità, perché noi dobbiamo, certo, mantenerci ovviamente. Beh, i nostri sponsor. Però gli sponsor noi li spieghiamo, li, bravo, commentiamo, perché sono dei prodotti che vengono, bravo, reclamizzati abitualmente in televisione. Ma non capisci, non capisce l'utilità, sì, fondamentalmente, esatto, no? Ce n'è uno che non sei orrendo con quella cuffia, cioè, comunque ti volevo, sì, dire. Ce n'è uno, siccome che non ti ho di fronte. Nomino, però serve per risparmiare energia, non dico cos'è. Nominalo. Lascia stare. Non capisco. È il nostro stare. Sponsor, lo sbagliato. Non è il nostro già? Sponsor, okay, non ancora. Comunque noi, per esempio, ora mettiamo la pubblicità. Certo. Ok, voi ascoltatela con attenzione, cercate di capirla e poi noi vi diamo la nostra interpretazione. Perfetto. Ok, eccolo qua. Ciao ma, vado da solo. Quale pile scariche? Che hai di buono? Ci facciamo, mio fratello. E questo? Ti amo? Una ricarica freschissima. Mmm, potente, suo fratello. La freschezza che dà la carica. Quindi il pinguino, in pratica, il pinguino che esce dal frigo e approfitta, e ha voglia di, diciamo, affetto, insomma. Praticamente si cercano di rinsaldare i legami familiari, esatto, i legami di gruppo, esatto, attraverso degli scambi. Quindi il fratello maggiore si rivolge al fratello minore perché ha questa freschezza, questa irruenza giovanile, dice, certo, dammi un po' di questa freschezza. Uh-huh. E magari il fratellino non è subito d'accordo, ma poi alla, certo, fine capisce che la cosa è fatta. Dai e dai alla fine. Quindi senza, una campagna sociale, direi. Bene, esatto, socializzante più che. Insomma, facciamoci i nostri fratelli. I nostri fratelli. Vabbè, non è male. E per tutti quelli che si sono messi in ascolto solo ora, state ascoltando Programma di Traino su Radio DJ. Mentre tra 15 minuti, anzi 14, anzi 13, partirà Cordialmente Ostrica piena di nulla. Piena di nulla, con una piccolissima perla all'interno. Sì, sì. È in sottotitolo. È un po' come Max e Tux, cioè serve per creare il pubblico, esatto, che ascolterà poi la Striscia trasmissione notizia, vera. Però esatto, serve per creare il pubblico che ascolterà poi altri programmi dopo che è stato alzato. Senti, sempre in tema poi di interazione, noi vi riproporremo le famose barzellette provvisorie dello scorso anno, l'umorismo provvisorio, però lasciamo a voi il compito di completarle. E in che modo? Non telefonandoci, ma dai, scrivendo l'indirizzo cordialmente @dj.it, okay? Ok? Esatto, specificate nel soggetto barze o barzellette e noi quindi vi proponiamo un finale possibile, o barzotte, e voi sceglietene uno se lo preferite, noi premieremo il miglior finale con un CD. Ve ne leggo subito una, base musicale, ecco qua, umorismo provvisorio in collaborazione con... In collaborazione con il bellissimo concorso Finisci tu la barzelletta. Devo leggere tutto anche? Pescatore? Dai, vai tu. Pescatore. Un pescatore di Frodo va a pescare segretamente nella riserva di pesca e fa pure un discreto bottino. Arriva il guardiapesca e gli fa: pescatore di Frodo, ti ho preso! E gli sequestra tutti i Frodi. È bello! Quindi uno qui cosa deve inventare? Uno deve trovare un finale, alternativo. Il finale, quindi, perché si interrompe qui, diciamo. Ma diciamo, però bisognerebbe finirla. Questa è una proposta, no? Pensa, questa qui era finita. Questa era la fine, questa. Perché, te la spiego, essendo lui un pescatore di Frodo, no? Sì. Vuol dire che quello che lui trova nell'acqua e poi si mette nel paniere... dei Frodi. Dei Frodi, c'è un pesce. Sì. Capito. Hai capito? E questo cosa fa? Scatena un'ilarità, Oppure può finire che uno dice, ho pescato Frodo Baggy, quello del Signore degli Anelli. Potrebbe dire, vedete, amici, vedi? Ognuno ha la sua proposta, così come Lino scriverà cordialmente esatto, DJ, con esatto, il suo finale, voi proponete il vostro finale per la barzelletta specificando pescatore. Non è un po' troppo alta come cosa, tipo? la dici troppo di livello. Va bene, so, allora voi non vero, Max non scriveteci le vostre cagate e noi gli daremo lo spazio che merita. Così mi piace. Cioè le buttiamo. Okay. Qualcuno ha visto il cantante Elia per caso? Chiamato. L'hai chiamato? Sta arrivando. Grazie. Sta arrivando. Non fermarci. C'è una voce che sembra osservando quando fai così.
Puoi spiegare chi è Nicoletta Orsomando? Nicoletta Orsomando è la decana, è bello dire decana, indipendentemente da cosa significa, delle annunciatrici televisive. Wow. Cioè è un'annunciatrice molto formale, sì, sì, molto calda, sei un po' anziana. Esatto. Una volta. Tu sembravi lei da giovane. Io da giovane. Volevo dire che io in un prato antichissimo ho pestato una cacca decana. Quindi non ti sei sporcato che aveva 10 anni era mai sento. Dunquellino, c'è un fatto che non avevamo messo ancora in conto bene. Sì, sono stato in zona VIP. Solo che è tutto chiuso. Cioè, troppo presto. Non abbiamo messo in conto che la zona VIP, iniziando prima, non sarà sempre aperta, anzi non sarà quasi mai aperta. Perdonami, Elio, si vede che non hai queste frequentazioni abituali. Sì. Fai parlare un pirla. La gente non verrà mai in un programma che si chiama programma di traino. Ah no? No, aspetta a dirlo, Lino. Perché aspettano che parta cordialmente ostrica vuota, piena di nulla. Sì. Con. Infatti, certo che se me la butti via, ostrica vuota piena. Così. Ostrica piena di nulla. Ecco qui l'immagine bellissima. Ho capito il motivo per cui intorno al luogo dove ci troviamo e non posso dire qual è, c'è questo carosello di macchine di VIP che girano in attesa che inizi il programma vero. Diamo qualche piccola indicazione, Elio, se per caso uno dovesse arrivare da Bologna in macchina. Allora niente, vede un enorme, innanzitutto arrivando da molto lontano sente un'enorme puzza e questa è l'aria che respiriamo qui e vabbè, poi uno va tipo avanti, come se passasse per Imola quelle zone lì. Ma Paesa. Scusate, stiamo dando indicazioni sul luogo, si dice. Beh, Milano almeno puoi dirlo che siamo a Milano. Vabbè, sì, non puoi dire neanche questo. Ah sì, va bene, diciamo che siamo a Milano. Sì sì, siamo qui a Milano. O il Duom o la fabbrichetta, la Madunina. Butto delle indicazioni per comunque. Niente, poi arrivando si vede un'enorme indicazione lavori in corso, strada interrotta, okay. Strade interrotte, una macchina ferma da giorni a un incrocio, okay. Con due gambe che spuntano fuori. Ma c'era già anche nelle vecchie indicazioni. C'era anche nelle vecchie indicazioni, sì. E la macchina che ci segue è stato fatto, diciamo, per trarre un po' in inganno tutti. In inganno. In inganno. Che è come in Svizzera. Ah, lì, esatto, non ti devi sorprendere perché cordialmente negli anni, scusami Elione se ti interrompo. Prego. In realtà ha creato una specie di microsistema, microecosistema, per cui dove noi trasmettiamo sicuramente nelle vicinanze troviamo una macchina con le gambe fuori da un paio di giorni. Questo non significa che le sia lo stesso luogo degli anni precedenti. Faso, dai sempre retta a un pirla, è come quando un locale notturno funziona o non funziona, capisci che funziona se a 100 metri c'è il porchettaro. Quando il porchettaro si avvicina vuol dire che è un successo. Sai, quindi altro che la SIAE, i bollettini, ce ne sono 7 porchettari contati io. È un po' come ho visto Jeff Porchettaro anche. È un po' come dove c'è Barilla c'è casa, dove c'è cordialmente c'è porchettaro. O c'è travestitismo. Sono contento, ragazzi, che abbiamo ricominciato. Ma sai qual è la cosa strana? Prego. Che questi chiudono quando termina programma di traino. Chiudono quando termina quello. Quindi questo vuol dire che piace di più il traino della trasmissione vera e propria. No. Per cui noi stiamo lavorando con posso elementi. Dirti che ho esaminato dei dati, dei dati importanti. Programma di traino è più popolare, nel senso che è più, diciamo così, accoglie masse e persone di ogni genere, mentre invece cordialmente è più d'elite. Quindi il porchettaro vuole vendere i panini subito, quindi lavora in quel quarto d'ora, 20 minuti. Ma tu vuoi fare la corsa su Mediaset o la vuoi fare invece per fare una trasmissione di qualità? Aspetta. Finalmente, non come quei barboni, scusatemi se ve lo dico. Aspetta, del trio Elio, lasciami parlare. Volevo solo dirti che finito programma di traino il porchettaro non chiude ma converte in sushi e quindi mi diventa il sushettaro. Esatto. Che è però suscettibile. Il suscettaro in Giappone le salsicce crude, allora, non è che è il pesce, a tra poco dunque. Si chiude qui il porchettaro, apre i battelli, è il suscettaro. Scusa, mi fa un panino con sushi completo. Radio DJ One Nation One Station. Quando la vita diventa complicata, lasciati andare. Lasciati andare. Apri. Let Go, l'album di Avril. Oltre 3 milioni di copie vendute. Avril.
La mucca californiana di giorno fa sé. Vicino. Fibra davidino, giusto? Davidino, fibra nervosa poi tra l'altro. Esatto, questo è Cordialmente che è appena ripartito ufficialmente in questo momento, cioè, con il nuovo titolo. Ah, inizia qui? Inizia qui. Poi... Ostrica piena di nulla. Ah, Cordialmente bello. Ostrica piena di nulla. L'applauso sì. Ai 10 anni che partono. È vero. Io voglio dire bravi 10. Questi 10 anni per me sono stati come continuamente baciare la fibra. Non allora, volevo ringraziare la febbre. No, niente. Volevo ringraziare un po' di ascoltatori che hanno inviato subito delle proposte di finale appunto per l'umorismo provvisorio di prima. Saluto il solerte immancabile Antonio da Foggia e Madda da Bergamo. Questo per dire anche che abbiamo un pubblico eterogeneo. Traino è andato molto bene perché sono arrivate molte più mail, molte più lettere solo in questa mezz'ora di traino che in tutta l'annata scorsa. Ma perché siamo in una fascia siamo più, anche in una importante, Comunque sono arrivate più mail, comunicazioni, contatti in questa mezz'ora di programma di traino che in questo minuto di Cordialmente. No, tra l'altro mi permetti anche di rispondere a questa ragazza che si chiama Cetti, che ha inviato la seguente mail. Ciao a tutti, Eli Linus e quella ragazza che è in studio. Lavoro in un call center e vi ascolto con le cuffiette sotto la cuffia. Un bacio a tutti, domanda, ma perché questo orario? Io stavo per rispondere, fatti i cazzi tuoi, e poi invece ho pensato... Rispondi, no. Vuoi una sigla? No. Anche? Vuoi una sigla? No. Per rispondere bene? No, le rispondo. Povera Cetti. No, Cetti, perché il programma è importante e l'abbiamo promosso in un orario più importante. Cetti. Stavo cantando la sigla per la Bravo, Cetti. Allora, la barzelletta provvisoria era questa. Non mi coglierai in fallo quest'anno, mi sono molto allenato. Un pescatore di Frodo va a pescare segretamente nella riserva di pesca e fa pure un discreto bottino. Arriva il guardapesca e gli fa: pescatore di Frodo, ti ho preso! E gli sequestra tutti i Frodi. Antonio propone. Non è finita. E allora il pescatore fa: e vedi che io non sono un pescatore di Frodo, ma di Frocio. No, c'è il suo. E l'altra, però ce n'è un'altra bella, l'altra migliore. Secondo me un bel finale potrebbe essere, e il pescatore risponde: me ne Frodo! Bella. Io ho anche un finale, posso proporre io stesso un finale? Vai, certo. Cioè, si può anche concorrere internamente. Però devi anche mandare la mail per essere in concorso. Puoi dirla, però posso dirla. Allora, vuol dire che allora il. Aspetta che lo archivio. Il pescatore di Frodo sorpreso cosa fa? Beve il bottino di pesce. Bella, sei in concorso anche tu. Bravo. Cioè, mi piace, e non solo, sono contento di essere tuo amico. Ti ringrazio, guarda, io l'ho detta per rinsaldare la nostra amicizia. C'è la maschera per saldare, però attento. Attenzione, no? Riparatevi perché qua c'è un'interferenza, potrebbero arrivare. Ho paura! Ho tanta paura. Tutti, noi diciamo la verità di quello che accade, di quello che succede nel mondo. E allora è importante che voi automaticamente dall'altro lato sappiate quello che accade. È giusto. Però io come ma voi dovete essere intelligenti, dovete capire quello che noi diciamo, sì, perché noi non lo diciamo per un fatto di pubblicità, non abbiamo né interessi praticamente di far succedere una guerra per quanto concerne il 144 per far succedere una guerra riguardando i veggenti. Cioè a me non me ne frega perché io già ho una mia attività, già ho tanti clienti che devo curare, c'ho un ragazzo in coma che veramente questa notte dovevo. Come sta Gennaro? Sta meglio, ringraziamo. L'ho tirato fuori questa sera. Sì. Io non lo so, lei, forse lei è quella persona che aveva io devo dire su Dio. Sì. Pensate un po', io non lo faccio per soldi perché automaticamente devo dire una cosa. Questa signora mi dice il mio segretario, cosa ha fatto? Aveva richiesto una visita a domicilio. E pensate un pochettino che io non ci sono andato, ho detto vicino alla mia segretaria, devo tirare Armando fuori dal coma, perché automaticamente questo ragazzo stava nel trapassaggio. Io oggi sono felice, sto alla radio Canaldo Listerio perché questo ragazzo, sono stato all'ospedale finalmente dopo alcune pranoterapie che ho effettuato di attrazione per il suo periamidrico spirituale, di attrazione della sua anima. Lui quando si è svegliato mi ha detto: Gennaro, tu ti chiami Gennaro D'Auria, io l'ho sentito, ti ho visto dall'alto del, praticamente lui mi aveva visto perché stava lasciando il suo corpo, infatti le pulsazioni del cuore erano fermate, e poi io tramite i miei esperimenti, diciamo tramite le mie
chiamiamole così, risucchiaggi nel senso che risucchio le anime al proprio corpo. Lui mi ha detto il mio nome e cognome, mi ha detto quello che io ho fatto e ha detto che vedeva tutto dall'alto, praticamente dall'alto della camera, che si sentiva nel momento che lui stava rientrando nel suo corpo, ha sentito una scarica elettrica talmente forte che ha sentito una vibrazione all'interno del suo corpo nel momento che si stava incorporando, e si è svegliato, ha detto grazie Gennaro, grazie, e si è messo a piangere. Questa è una bella cosa. Si è messo a piangere, si è messo a piangere. Gennaro, io veramente l'aspettavo tanto, con tanto entusiasmo, e se vuoi io l'aspetto ancora. Si è messo a piangere, sì. Perché il ragazzo, mi dovete credere, signori miei, mi vengono le lacrime, perché quello che ho fatto io è stata un'opera. È veramente una gioia mettere una persona di gioventù. Era morto, signori miei, era morto. Figuratevi che l'infermiera ha detto, diciamo, dobbiamo chiamare già i dovuti, già volevano preparare, insomma, tutte le dovute cose, già doveva andare oggi pomeriggio, diciamo, in sala mortuaria dell'ospedale, e automaticamente io Gennaro l'ho richiamato. Gennaro ed è vivo adesso, ed è vivo, e c'è Michele di testimonianza. Gennaro, è il signore Lorenzo Medito, come rende merito tu tante belle cose che io ascolto la radio. Dovete credermi, signore, la famiglia fuori dalla porta, Gennaro, aiutaci. È giusto. Non potete credermi la gioia, so, quando ho aperto gli occhi. E quindi salvando lo nutrivano, pensate un pochettino, con i succhi di frutta. Sì, tramite il naso. Quando stanno in questo caso lo so come si dice. Mi allontano, vi passo un po' Michele, perché mi devo un po' riprendere da questo. È una persona buona, ci deve sempre essere. Le persone buone sono sempre avanti. Signore, vi passo Michele Olivo, scusate. Gennaro, ma io voglio lei, ma con piacere, aspetta, venga Michele. Buonasera, un attimo solo, perché si è emozionato. Sì, lo so, non ho capito. Sono dei momenti un poco. Mi dispiace, mi ha fatto piacere. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. Back su Radio DJ, this is how you remind me. Per chi si fosse appena posti d'ascolto, questa è la prima puntata di Cordialmente Ostrica, piena di nulla. Confermi, Elio? Sì. Sono appena arrivato dalla zona VIP, niente, ancora chiusa. Nessuno. Purtroppo non c'è nessuno. Sì, vabbè, c'è fuori quei soliti che vogliono entrare gratis, imbucati. Tipo, vabbè, lì, hai messo due security all'ingresso oppure? Io? Ma non è mia la zona VIP, le hanno messe loro. Sì, ci sono, sì. Sono dietro alla Claire. Sono dietro alla Claire, si sente che stanno respirando. Fanno Linus, finta che non ci sia. Scusami, ti interrompo, ma solo per dire che forse tu non ricordi che noi già l'anno scorso, se non forse l'anno prima, sì, avevamo optato non tanto per i butta fuori, non tanto per gli alternativi butta dentro, ma per i lascia com'è. Ok, per cui quando arriva qualcuno non intervengono, non fanno gli indifferenti. E cosa fanno lì? No, hanno comunque la radio e tutti si parlano, okay. È arrivato qualcuno, è coreografico, però diciamo. Fanno sempre gli indifferenti. Vabbè, diciamo che nessuno prende posizione. Esatto. Scusi, lei vuole entrare? Ma sì, a me piacerebbe. Ma veda lei. Ragazzi, veda un secondo, lei. Che c'è la pubblicità, un attimo solo. Se stai dando lavoro ad un immigrato senza permesso di soggiorno, oggi puoi legalizzare facilmente la tua e la sua pozione. Se lo fai, commetti un reato. Ritira i moduli per un reato nei 14 uffici postali dove dovrai riconsegnare un immigrato compilato. Per informazioni visita i siti www.www.it e www.immigratocompilato.it. Ma com'è l'immigrato compilato? Io non ci sto, È difficilissimo. A me già mi andava giù male questa faccenda della pozione eccetera, ma compilare l'immigrato io non lo compilerò mai. Cioè, piuttosto bevo quella pozione ma non compilo. Guarda che vivi un equivoco incredibile. Tu devi presentare un immigrato compilato.
Ponzio. Che simbolicamente se ne lava le mani, quindi non interviene assolutamente. Esatto. Però io sono d'accordo con l'iniziativa, almeno questo concedimelo, di legalizzare la pozione. Che spieghiamo, siccome molti immigrati vengono da paesi dove ci sono culti, certo, animisti e certe pratiche, insomma, questa qui è la pozione che crea il non morto. Cioè, se voi volete, avete un amico immigrato magari che viene da Haiti, eccetera, vi fate dare questa, questa pozione e la date a qualcuno che vi sta antipatico. Questo per, sembra che sia morto, in realtà è ai vostri ordini, esatto, ai vostri ordini, quindi fatelo perché il Ministero dell'Interno ci tiene. È un po' diversa da quella che usano i cinesi, però, no? Che hanno la non morto, punto. Com'è? È la rotazione della, poi dell'identità. Che i cinesi, cioè, non muoiono mai, no? C'è questa caratteristica simpatica. Vuoi andare con la sigla dei cinesi che non muoiono mai? Prego, cioè, prego, Ale. Sigla! Ma ora in onda Linus che spiega perché i cinesi non muoiono mai. Come le belle canzoni. Ma evidentemente in Italia si trovano talmente bene. Voi immaginate questo popolo, sono 1 miliardo, confinati, ammassati, sacrificati in questa unica nazione che è la Cina. C'è questo buco di posti, piccolo. Sì, arginati da una parte dalla Grande Muraglia, dall'altra parte lo Yangtze, e poi la Repubblica di Formosa, e poi un coso. Tra l'altro, nella parte dello Yangtze c'è il gioco proprio. Lo Yangtze che... Beh, insomma, scappano da là, vengono qua, si trovano benissimo e qui trovano l'eterna giovinezza praticamente. Tant'è che è dimostrato, non è mai morto un cinese da quando esiste l'immigrazione cinese qui in Italia. È fantastico. Controllare in Paolo Sarpi per, è vero, per credere. E non sto dicendo bugie. No, e le ipotesi sono sullo smaltimento dei cadaveri. A questo punto c'è un'analogia inquietante. Cioè, come mai i cinesi non muoiono mai, o perlomeno non si vedono mai funerali di cinesi, però i ravioli di carne al vapore ci sono sempre. Io noto una simmetria. E hanno un sapore diverso. Questo è un avitello. No, la cosa strana è che in un ristorante a me dei ravioli di carne mi sono stati consegnati da un corteo funebre e non mi sono preoccupato. Io ho detto c'è qualcosa che non va. Ragazzi, ho un interrogativo, posso chiedere al pubblico se può aiutarmi? Perché Sergione mi ha portato un disco particolarmente esotico, io però non capisco come si chiami questo disco e, certo, e chi lo canti, quindi vorrei lanciare una sorta di indovinello. Informati. Cioè, il disco è greco, giusto? Il disco è greco, esatto. Il disco è greco. Io vi dovrei leggere una parte del testo in greco di questa canzone e starebbe a voi indovinare qual è la canzone in questione. Qual è la canzone italiana che è stata così? È un po' un gioco di società questo. Ah, pensavo, certo, un po' un gioco del cazzo. No. Anche se vogliamo. È anche un po' così. Quindi mettiamoci tutti in cerchio intorno al focolare. Appoggiamo una mano sulla spalla di chi ci sta a destra e l'altra una mano sulla spalla e l'altra di chi sul focolare. E muoviamoci in tutti orizzontale insieme, come un gigantesco sirtacchio. Bello. Okay? Ok, allora leggo il testo. La canzone si chiama Skepsu Kala, canta Nekos. Skepsu Kala, Davi Matassu. Cosa fa Kassu? Me fa andassu. Skepsu Kala, Prima Mafissis. Besu Bichniknias, Set Vestissis. E doche minne scuvallau, Fimuste coi sossu. Che tu senti asmusu? Skepsu Kala, chi ti servì? Ottima stendi angopi. Schiedi a canna. Memma fasi stogna. C'è un picco di Audi radio. C'è un picco di Audi radio in Grecia. Vai avanti, vai avanti. Questo è il ritornello, leggi il ritornello che vale. Ma otta faci rixis, disticos, taimena sacnos, dos motstos. Sto il vio, tosco tappi, tastafo. Tu mi confermi che così la canzone? Sì, assolutamente. Pensa Sciumi come contento. Taiglia l'occhia patus, tassufo. Ti assagafò. Cipro greca siamo al 100% Linus. Grazie, grazie Linus. Vi diamo il tempo di una canzone per capire chi canta questa canzone italiana in greco. Radio DJ, cordialmente Elio, vienimi in soccorso. Cordialmente. Allora, c'è una gara, ostrica piena di nulla. Ma perfetto. Sai Linus che non abbiamo ancora messo in onda la sigla di ostrica? Davvero? Come sigla di ostrica? Vuoi andare con la sigla? Quella ufficiale. Non può ancora andare. Facciamo ancora andare con la sigla. Dopo le 11, dopo le 10. Presentiamola comunque dopo. Quindi presentiamola proprio con tutti i crismi. Allora, cari amici che siete all'ascolto, voglio dirvi contro chi siamo in lotta noi oggi della radio. Diciamo come dei Don Chisciotte.
senza l'uso del video. Direi solo come, con l'audio. Come dei donkeys. Come dei donkeys, siamo in lotta contro la grande notte di Rai 2. La grande notte del lunedì sera di fatta, Rai 2. È fatta, l'abbiamo già stroncata. Poi invece su Rai 1 c'è Cuore di Donna. Sabrina Ferilli, Franek, Papaleo Mori. Questa è dura. Abbiamo vinto contro Max e Tux, ma solo perché loro erano prima. Erano già finiti. Erano alle 8:30. Quindi vabbè, quello lì. Su Rai 3 c'è Chi l'ha visto. Su Canale 5 c'è Il Dottor Dolittle con Eddie Murphy. Su Italia 1 c'è Uomo d'acqua dolce di Antonio Albanese con Antonio Albanese. Questa su Rete 4 c'è Bravo Bravissimo Festa. Questa è un osso duro. E poi c'è sempre il processo di Com'è che era Faso osso duro? Vaffanculo. Curo, vaffanculo. Osso duro. Vaffanculo. Curo. Osso curo? No, osso duro. Vaffanculo. Certo. Giapponese. Senti, sono arrivate un sacco di telefonate, ma nessuno che ha azzeccato la canzone misteriosa. Che abbia azzeccato il titolo della canzone. Facciamo così, la facciamo ascoltare e magari la possiamo canticchiare anche sopra. Noi che diamo perché no? Guarda, ci sono prego. Qui le parole. Che bello. Vai, dai ragazzi, forza. Maestro Farolfi. Sentite il suo andazzo com'è fluido. Σκέψου καλά, τα βήματα σου, όσα θα χάσω με φαντάσου. Σκέψου καλά, πριν να μ' αφήσεις, παίζουν παιχνίδια οι σεβεστήσεις. Εδώ και μήνες κουβαλάω θυμούς τεγωνισμούς σου και τους ενδιασμούς σου. Σκέψου καλά τι θα σε δει. Ότι μας στέλνει αγκοπή. Τούτε τα ραγκάστα και σε γέμαρο σκέψου. Ίδιο σενάριο ξανά. Θα αφήσεις τα κλειδιά στην πόρτα. Στο φάτο να ένα δάκρυ. Τα όνειρα μας σε μια δάκρυ. Μα όταν θα γυρίσεις δυστυχώς θα είναι ένας άγνωστος γνωστός. Στο ίδιο το σκοτάφι θα σταθώ. Τα ίδια λόγια που τες θα σου φω. Κι ας αγαπώ. È molto bello il passaggio Taiglia l'occhio a putes, che francamente sembra un po' calabrese siciliano, però è molto bello. Posso rivolgere un appello agli ascoltatori che sono sempre così solerti? Vai. Se avete versioni internazionali e alternative tipo questa di canzoni italiane di grande successo, o il contrario, versioni italiane di canzoni internazionali che però fanno un po' sorridere, mandatecele, perché potremmo fare una classifica internazionale molto e per bene, questa stagione e che cacchio. E ringraziamo i latori della presente, l'attore originale che è il grandioso Shampoo e il sempre bravo Scumio che Scumio. Domanda, Scumio ha superato poi Mangoni nella gara di sbombardamento? È un filettino. La gara Ciccio Baciccio oggi. Sfiloncino. È tornato nello Scumio di una volta. No, è tipo Brad Pitt prima di fare Fight Club. Madonna. Cioè si è temprato in quel modo. Bravo Scumio, bravo, siamo molto orgogliosi. Però è immaginario come Brad Pitt. Dedicata all'ascoltatore che chiede un salto all'indietro in questi 10 anni di Cordialmente. Beccati questo allora. L'inno assoluto di 10 anni di trasmissione, si può cantare tutti insieme. La macerazione causa gli animali atroci sofferenze, perché le bestie sentono il dolore come gli uomini e provano un'angoscia terribile. L'abbattimento di animali a crescere l'uomo l'insensibilità. Canta anche Farolfi. L'istintivo è la totale mancanza di rispetto verso la vita. Canta l'Italia intera. Batteri provenienti dalla decomposizione. Sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno. Un assorbimento di materia in putrefazione.
Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne. Ragazzi, percorso netto, tutti e cinque, fantastico. Bello, bello, ma qui siamo arrivati tutti così, dopo 10 anni, sulla strisciolina. Bene. Siamo arrivati come Barrichello e Schumacher. Bravissimo, una questione di millimetri. Come dice Briatore, Barrichello. Barrichello. Ridono, sì. Ma lui è di Cuneo, secondo me. Vabbè, certo. Senti, trasmissione nuova, ma vedo, metti giù le mani, vedo che Vizietto è sempre uguale. Guarda che io sono cresciuto, non sono più un bambino lì. Guarda che collo lungo che è? Non ecco. Sono più tuo succube, Linus. Vabbè, Linus, voglio camminare con i miei piedi, stai qua. Voglio parlare con le mie ali. No. Linus, io ti do una mano volentieri, però stasera no, perché non sono stato bene. Vai il capo, no? E che so che era? Io volevo conoscere l'amore, ma non così bruscamente. Radio. Lascia che sia così, non fermarti se poi un Radio DJ. Smashing Pumpkins su Radio DJ. Che bello, Linus, cordialmente. Non fare quella faccia lì. No, ma non scherzo, ero serio, ero veramente emozionato. Allora, Linus, guarda, io sono contento di essere qua, cioè, tu non capisci. Vede, si sente. Oh. Ah, chi ha indovinato la canzone? Su. Ha indovinato Marco da Sondrio e Michele da Torino, però avevamo già letto Necos sono prima. Sono arrivati così in questi casi fuori tempo massimo. Comunque vince e ti vi aggiudicate il CD con sopra. Allora, è vero, bravo. Xiepsu, com'è? Xiepsu Kalà. E anche Xiepsu Kalà. E anche se siete una ragazza e potete dimostrare di chiamarvi Xiepsu, avete Xiepsu, esatto. E quindi Laura in greco? Beh, io tutte le lauree greche che ho conosciuto erano Xiepsu. What's your name? Xiepsu. Anche Xiepsu. Stanno arrivando decine e centinaia di mail continuamente, stanno intasando il nostro server, quindi digitate piano, cari amici, perché altrimenti ci bloccate tutto il server. Vi ricordiamo l'indirizzo, che è cordialmente @dj.it. Volevo salutare Bob74 che dice: un paio di settimane fa ero a Greve al vostro concerto, sul finale interrotto dal lancio di un accendino. Vorrei sapere se il misterioso lanciatore ha raccolto l'invito di Rocco Tanica di salire sul palco per farsi amare contro natura dai membri del gruppo. Esatto. No, purtroppo no. Aspetta, non bruciarla così. Casa Elio e le storie tese. Vabbè, perché tu non dica, lo sanno le persone. Va ora in onda Casa Elio e le storie tese. Racconta Rocco Tanica. Ciao amici. Bravo. Sono Rocco Tanica, ho 38 anni, sono dell'Acquario. Mi piace molto fare dei concerti con i miei amici e non ricevere accendini in faccia alla fine del concerto. Quindi potete immaginare il mio disappunto quando, al termine di un applauditissimo concerto a Greve in Chianti, dove però erano tutti ubriachi traditi, bravo, e c'erano le donne con lo sguardo fisso. Era una festa del vino, è inquietante. Diciamo. No, il vino era buono, effettivamente, però questo ha scaldato un po' gli animi. Allora c'è stata la grandiosa testa di cazzo, Carolino, non so se posso usare questo termine. Bravo, mi piace quando sei così verace, diretto, che alla fine con un'elegante parabola del suo accendino, che tra l'altro funzionava e l'ho usato poi per fumarmi le sigarette, mi ha colpito in faccia, vanificando così gli sforzi. Ah, perché funzionava l'accendino? Sì. Io pensavo fosse un gesto dettato dalla stizza, perché non funzionava non più. Non mi funziona. L'ha buttato via. Allora, in quel caso l'avrei capito. Infatti, mi è arrivato in faccia, ho detto aspetta, fammi controllare. Ho provato a vedere se andava. Allora, non hai neanche questo alibi. Esatto. Pensato. E quindi ci scusiamo e salutiamo gli amici che erano lì presenti, avrebbero meritato un sostanzioso bis, ma no, guarda la testa di minchia. Rocco, mi sembra veramente un fatto molto greve. Però, greve è successo un fatto greve. Gli Elio e le storie tese, è vero, si scusano con tutti coloro i quali avrebbero gradito un bellissimo bis, cioè una ripetizione, che poi in realtà non è, perché si fanno degli altri pezzi. Se volevate un bis, vi tiravano anche un altro accendino. Se... esatto. Però bisogna spendere anche ulteriori due parole su questa manifestazione che ogni tanto, diciamo così, vizia le performance dal vivo, e c'è qualcuno che vuole esprimere la sua gioia lanciandoti delle cose, che però può essere anche pericoloso, perché Rocco Tanica, perché se riceveva uno zippo invece che un bic, esatto, non era forse qui. Poteva essere anche una zip, poteva essere pericoloso. Anche una fiamma ossidrica. È solo perché il greve in Chiantino si sa che ha un po' il braccino corto, esatto, e quindi le mani zippo se lo tiene e ti tira. Certo, quando abbiamo suonato, non so, per esempio a Monte Carlo, ci hanno lanciato dei Rolex in faccia. No, è il paese che mai usato. Però lì ero anche contento. Sergio, in qualità di depositario
depositario della tecnologia di come guardare così in qualità di depositario della tecnologia ricordialmente mi diceva io. Alex che ci sarebbe da riascoltare una mia intervista fatta a Franco Battiato perché durante la messa in onda dell'originale sono stati inseriti dei frammenti che non avevano senso e che toglievano il senso completamente alla tutta, credo di sì, così almeno le mail di intendere di volere guarda però. Sono arrivate delle mail che dicono quella volta che c'era Battiato c'era un sacco di roba in più che non c'entrava, togliete questa roba e fateci sentire tutto torna tre minuti dopo le 33 radio DJ che avete state fino a giorno Linus, Nicola, Franco sì. Battiato ciao, buongiorno, benvenuto. Ho mal di gamba, mi fa male la rotola, ecco. Un po' di mal di testa. Sono le corna che stanno spuntando. Fantastico. Ciao. Vuoi avere ospite Pinco e Pallinos? Il vero ospite è... come si dice? Non eiaculare. E certo. Stringi, che vuoi dire? Franco Battiato. Oh. Quindi non rivolgiamolo. Come stai, Franco? Bene, grazie. 30 anni ben portati, dai. Cristo, sì. Io... Franco Battiato è impazzito. Confermi? Ciao. Sei molto aperto, molto... come si può dire? Ma si tratta di questo. Ho scritto una canzone nell'ultimo disco che utilizza, diciamo, un prepuzio è grande con una tecnica che non sto qui a dire. Certo. Do you wanna try it? Vai. Però non mi sembra. Sì, ma non mi pare. Io l'ho detto, ecco, subito. Perché purtroppo così abbiamo questo vizietto. Ecco, diciamo. Te capito? Se tantrico mi dà tantrico. Fermatelo. Ecco, all'interno di Fleur ci sono canzoni che dimostrano come una bella canzone non abbia età. È solo questione forse di arrangiamenti, di suoni che possono cambiare, ma l'armonia e l'intenzione dovrebbe essere in qualche modo eterna. Per uno come te, che le canzoni le ha sempre scritte in prima persona, al limite con l'aiuto di qualcun altro, ma comunque le ha sempre costruite da solo. Che effetto fa cantare canzoni di altri? È anche più rilassante, forse. Insomma, la storia è che non ricordo bene la parola, giusto? Fai utilizzi il prepuzio è grande. E che cavolo. Allora, la canzone che mettiamo si chiama Non è la scritta Panocolote. Non eiaculare. Quindi un marchio di garanzia. Sì, vergogni un pochino. Molto bello. Mi rendo conto che le mie interviste non sono come pensavo io, cioè normali, sono no, un ma po' poi più sono righe, pimpanti, allegre. Ma poi è risintetico a un certo punto. Cioè sì, molto veloce spiegato, perché il tempo era quello che era. Esatto. Cioè, sempre molto comprensibile. Siamo un rimpianto di non aver potuto ascoltare Snap sul colote, che era la canzone che... Molto sì, bella. Magari la mettiamo un'altra volta, però dopo Nike in greco mi sembrava brutto. Snap sul colote, però... E c'è di te una battuta estemporanea. Vai. Lo sapete che su Radio Vaticana ogni tanto la trasmissione viene messa in onda? Bella. Bella. Arrivano decine, centinaia di lettere, di mail, quasi tutte ci dicono bravi, ciao, molto bello, finalmente due ore. Alcune dicono qualcosa. Vogliamo ancora Bertallot. Comunque ne è arrivata una che vorrei leggere che dice finalmente riesco a seguirvi, il nuovo orario è semplicemente perfetto, ascoltarvi tramite internet dalla Svezia fa passare la nostalgia di casa. Ma è per quello che abbiamo scelto questo cambiamento di orario. Brava Cinzia. Per gli amici che ascoltano via internet dalla Scandinavia. Svezia. Ma dalla poi Svezia. Scusami, noi siamo rispetto a Bertallot siamo la preistoria, perché se prima c'è il porchettaro e durante cordialmente c'è il suscettaro, durante Bertallot c'è il cibo degli astronauti, quello con le pillole. Erpillolaro che ti dà le cose per... Ma non abbiamo ancora ascoltato in anteprima la sigla di Ostrica piena di nulla. Oh, dopo questa canzone. Dopo questa canzone. James Taylor a quest'ora, un'ora fa a quest'ora, su questa radio abbiamo messo Peter Gabriel, perché va raccontata un po' questa diaspora di due lunedì scorsi, giusto? È giusto, due lunedì scorsi. Esatto. A parte che io volevo dire grazie a Linus, perché praticamente tutta Italia sa che io sono andato al concerto di Peter Gabriel e ci siamo andati insieme, e però lui ha mentito, io voglio dire Casa Fasani. Vabbè, ho un po' richiamato come ha faccio mentito sempre, perché mi ha accusato di essere arrivato in ritardo, invece sono stato bravo. La verità qual era? Che io sono arrivato alle 9:08, appunto 9:10 davanti all'Alcatraz
e lui davanti all'Alcatraz si guardava in giro, io gli facevo ampi cenni dall'altra parte del marciapiede, cioè 20 metri. Oh, sono qua, sono qua. E lui si guardava in giro così, vabbè, spaesato. Non sono abituato a stare in giro a quell'ora lì, insomma. È vero, vero. Alle 20:52, amico. Oh, alle 10 raduno stanco, ragazzi. Comunque, io e te a guardare Peter Gabriel, Gabriel con la C. Gabriel. Peter Gabriel. Peter Gaber. Con la macchina Cabrio, ovviamente. E invece Sergione De Leone a guardare James Taylor. James Taylor, certo. Esatto. Non voglio immaginare cosa guardasse Cesareo. Niente. Perfetto. Non ho guardato nulla. Guarda, era quella stessa sera, è stato segnalato in un locale di table dance. Dove lui faceva il table dance, peraltro. Quindi questo per dirti le che diverse anime. Come siamo matti, cioè come siamo messi completamente fuori, cari amici. Come è stato il concerto di James Taylor? James Taylor è stato bello, tra l'altro super gruppo, c'era Steve Gadd alla batteria, c'era Jimmy Johnson al basso, c'era, come si chiama, Michael Landau alla chitarra. Quindi concerto di altissimo livello, cari amici. Poi c'era uno di piano bar invece al pianoforte, però messo insieme agli altri andava bene, insomma. E ci arriva un'altra mail che dice: anche qui a New York, in attesa di vedervi alla maratona, si canta La Macellazione. Cosa avete vostra? Mappi. The Macellation. The Macellation. No, ho bisogno di un attimo di attenzione, perché gli spot, quelli convenzionali, 30 secondi non bastano più. Da Ele Media mi chiedono se possiamo mettere in onda una telepromozione. D'accordo. Va bene. Brevissimo. Ma serve per aggiustare l'ascensore. Ah, ok. Allora dai. Cioè, la longa manus di Ele Media arriva ancora una volta. Sì, magari mettiamo quegli sgabelli nuovi con questo, dai. Vabbè, dai, allora si fa, dai. Tra. Altri tre articoli. Un TV Color a microonde combinato, 14 pollici con caldaia separata, un ferro da stiro a pressione professionale con cambio Shimano 18 rapporti, la macchina aspira sacchetti in porcellana composta da ben 15 pezzi e garantita a vita. Ma attenzione, potete sostituirli con altrettanti articoli e potete scegliere tra questa splendida mountain bike che trattiene il calore e lo diffonde uniformemente, con televideo per 12 persone. Un ceppo da coltelli con 3 CD hanno il bordo salvagoccia e possono essere usati anche come sottopentola. Come state vedendo in queste immagini, non dimenticate questo esclusivo, comodissimo forno 36 pezzi, alto 1 cm e l'impianto stereo con un piatto interno girevole. Eccolo là, buono il pollo! Per soli, ascoltate bene, 99 euro IVA compresa, pari a 548.879.000 delle vecchie lire, pagabili anche a rate, 170.000 euro al mese a partire dal 15 gennaio 2012. Chiamate immediatamente il numero 838888, se preferite 838800, la telefonata è impegnativa. Quindi, che cosa aspettate? Ricordate bene, tra... E ascoltate ancora meglio, tra, esatto, o se preferite, tra. Bello. Io vorrei chiamare, però la telefonata è impegnativa, tanto per cominciare, io non so se ce la faccio. Perché certo. Il numero è per quello impegnativa, perché devi decifrare il numero. A me attira il forno da 1 cm, probabilmente per scaldare la piadina, quella senza nulla. Bravo, bravissimo. La carta da musica, il pane sardo, quello così. Io devo dire che ho comprato e mi sono trovato bene la mountain bike. Quella con riscaldamento. Che diffonde calore uniformemente. Spieghiamo quale calore, come tutti quelli che vanno in bicicletta sanno, dopo un po' che stai seduto si forma quella specie di microclima tra la prostata e il sellino. Certo. Diciamo quindi, che con questa bicicletta ti ridistribuisce questo calore. E poi accedi subito dopo al televideo, che andando in mountain bike. Grazie a questo calore puoi accendere il televideo. Io invece apprezzo molto il cambio Shimano a 18 rapporti, perché i 18 rapporti sono dei rapporti sessuali. È molto interessante, perché praticamente con un semplice gesto di un pollice arriva un'altra partner occasionale. Sono rapporti sessuali di amore solitario, perché il cambio è Shimano. Bravo! Scusa, ragazzi, siamo pronti per ascoltare la sigla di Ostrica piena di nulla dopo questo pezzo. Dopo questo pezzo. Kiss. State ascoltando Radio DJ cordialmente? Ostrica piena di nulla, la nuova proposta di Radio DJ e Ele Media per combattere, diciamo, lo strapotere televisivo, che però fa un po' schifo ultimamente. Quindi, allora, sono arrivate delle mail. Adesso c'è la lotta dall'estero, perché dice: ma cosa volete che sia la Svezia se io vi ascolto dal Brasile? Yeah. Dal Brasile.
qui siamo 5 ore indietro, però devono anche provarlo all'Italia. In qualche modo, no, però ci rindirizzi mail e quindi posso lavorare ascoltandovi. Comunque il Brasile è veramente 5 ore indietro rispetto all'Italia. Sono andato una volta lì, c'era della roba che in Italia ci andava 5 ore prima. Ma scusate, guarda, ma scusate, è arrivata adesso una mail di un amico che testualmente dice: tradotto sarebbe: ma cosa sarà il Brasile se io vi ascolto dallo spazio? Quindi che cazzo è il Brasile? Poi dai, vorrei ringraziare Andresigno che ci maila e dice: sono quello che vi ha mandato il CD di Claudio Rocchi che non avete mai mandato in onda. È vero, scusaci, ce lo rimandi per favore? No, ce l'ho io, ce l'hai tu, portalo. Ce l'ho io, sì, lo porto. Però, ma scusami, adesso non voglio togliere nulla né a Claudio Rocchi né a te che sei stato così gentile a inviarcelo, però dopo aver ascoltato la macellazione O brani come Dio, O brani come muoiono, è difficile ascoltare qualcos'altro. Ci sono dei momenti in cui un artista raggiunge l'apice. Quella è la massima espressione, secondo noi, quello che diciamo, il nostro cuore batte per la macellazione. Sì, ma chi può raggiungere l'apice se non l'apicella? Bravo! Stasera sei veramente un raudo. La dici l'interprete partenopeo che gode delle simpatie, esatto, del nostro colui premier, che insieme a Bill Clinton canterà nell'album di Berlusconi in uscita per Natale. Hai detto colui che canta anche la sigla. La sigla di Ostrica Piena di Nulla è proprio questa, al numero uno della nostra classifica. Amore, amore mio, mon amour. La sigla di tu sai, non ti aspettavo proprio più. E te volevo scrivere una lettera, però. Va ora in onda Ostrica Piena di Nulla. Perché no, teneva voglia pazzi di vedere. Scriva, teneva voglia pazzi di vasa. Scriva. Una trasmissione di Linus con gli Elio e le storie tese, Mangoni e il dottor Stramangone. Ma sta bocca dolce, che anche dolce non c'è sta, e mocca tu stai ca, non sa c'è caccia. Voi che siete in macchina in questo momento, ondeggiate avanti e indietro per la carreggiata al ritmo della canzone di Apicella. Ostrica piena di nulla! Vedo la presenza della Volvo. Hai un biglietto in mano, Silvia? Sì. Buona snoccia, se è un po' presto adesso. No, buona snoccia, quella che parte alle 11. Scusami, non voglio segnarti niente, Silvia. Buona seras. Quando entro le 9:30, 10 e mezza, buona snoce e buona snoce fonda. Allora, Volvo, dalle 9 fino alle 12, diciamo dalle 7:30 fino alle 12, buon mattino. Dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Esatto. Buon pomeriggio. Dalle 7 fino alle 9, buona sera. Capite di niente? Oppure, per evitare il problema temporale, buenas, un saludos a tutos los puchachos e le puchaches. Puchachos. Senti, c'è un messaggio per il pubblico argentino? Sì, para todos, perché todos están escuchando in España, in Sud America. Stanno un po' scocciando, sì, perché l'abbiamo ancora salutato. Però mandan saludos, No, les quería decir a todos que quien si quiere inscribir al Fave Club tiene que escribir a Fave Club, via Archimede numero 6, 20129 Milano. O puede ir sobre el sitio bu bu bu. Ma che cavolo di sito è? Eliolestoriete.it. E le rispondo io, así que. Ah, ok. Rispondo io. Ma vuelvo. Si Ugno vuol partecipar alla trasmissione. Sì. Puede? In studio, puede? Puede, tiene que ser, tiene que estar inscrivido. Iscrivido, sì, essere certo. Fatto. Alla condizione che promette deve avere il marone. Deve avere la tessera. La tessera, sì, con la fotografia. E además se tiene que prenotar in italiano. Sì. Sì, reservar. Sì, Ugno no es escribido al Fabe Club. Non puede partecipare. Non puede. Esclusivo. Non puede. Quanti iscritti ha AS il Fave Club? 1350. Hola Peppas. Hola Peppas. Minga mierda. se tengo a dire che il Fave Club è l'unico club di un complesso che offre incontri particolari nella singolitudine del personaggio scellito. Personaggio. Tu vuoi testare il Bach?
bajo de Rocco Tanica. No problema. Va bene, mi piace moltissimo. Okay. Senti Lino, ma quando è che c'è la replica? Perché qua chiedono quando va in onda la, la replica. Perché io per 10 anni devo andare avanti con l'ascoltatore rompi coglioni. Ma la replica c'è? No, Lino, non sono mai contenti, vogliono un'ora, ne vogliono due. E dai due vogliono la replica. Senti, e voglio... La cremina te la lascio qua a Faso, no, guarda, a me poi quel fatto che adesso ascoltatore indosso... del Fave Club, tutti a bere con me, dai, forza. Radio DJ One Nation One Station. Ce l'hai questa? No. Roger Sanchez, uno dei DJ più famosi del mondo. E il Black Box? No. Neanche il Black Box? Non ce l'ho. E Mr. Gorgeous? No. Allora non ce l'hai. Dance Revolution. Repubblica e Radio DJ presentano Dance Revolution, il meglio della musica dance by Albertino. È in edicola il primo CD House, a richiesta con Repubblica. Peter Gabriel, l'attesa è finita. Up, il nuovo album di Peter Gabriel. Up, Peter Gabriel, il capolavoro di una vita. Un super classico, i Boston con More Than a Feeling su Radio DJ. La dieta mediterranea è ricca in cassi. Non rinunciare al piacere di mille cassi. Test di laboratorio dimostrano che Aglolacmal riduce il piacere della buona tavola fino a mille cassi. Aglolacmal efficace, testace, efficato. E da oggi una grande novità. Tanti, tanti profi, fino al 70% più lisci. Più lisci, guarda, io sono contento che finalmente dopo tanti anni sia stata ufficializzata una moda, un modo di fare delle turiste del nord Europa che vengono a cercare mille cassi lisci. Mille cassi lisci. Però questa cosa è sempre stata un po' carbonara, un po' sotto sotto, perché la gente mormora, dice allora, guarda, la carbonara fa parte della dieta mediterranea, tu mi insegni. Bravissimo. Bravo, mi piace oggi... molto alla fine quando dice efficace, testace, efficato. Sì, efficato perché? Efficato. Senti, abbiamo suscitato un vespaio. Attento a dire sushi, che poi dopo il sushi. Abbiamo suscitato un vespaio, perché adesso stanno fioccando mail di gente che ci ascolta dall'estero. Quindi c'è tutto un mondo, cari amici, che stiamo pescando grazie alla radio e che ha, al quale la televisione con tutta la sua forza non può certo arrivare. Bravissimo. Allora c'è uno che dice che ci ascolta dal Canada, uno o una che ci dice che ci ascolta dall'Africa, e uno invece, Filippo, che ci dice che ci ascolta da Guernsey. Dov'è? Dove Linus espatria il suo patrimonio per non pagare le tasse. Scusa Elio, ma mi è arrivata una email che ha dell'incredibile, è di Seneca che ci ascolta dal passato. Dal passato addirittura. Internet può fare tutto. Pensa, è arrivata adesso una mail di una spedizione scientifica, la missione Amundsen, che sono al polo e ci scrivono: dovremmo risparmiare le batterie per mandare messaggi di SOS, ma invece li utilizziamo per ascoltare. Non ci riusciamo, ce le scoppiamo così. E vaffanculo. Il bello è che il messaggio arriva solo oggi, una volta sola. Dopo 80 anni arriva solo oggi, perché le onde, diciamo. Ok, Mangoni. Sì, yes. Ti ho visto in posizione un po' defilata questa sera, come yes, vai? But I have a very important sangue. Yes. Sangue. Ricordiamo sempre che Mangoni sta per essere padre. Ormai il countdown è a
quanto? Quanti one giorni? Mouth. One mouth. Una bocca. Ci ascolteranno bene quelli del Canada e capiranno tutto quelli del. Tra l'altro, a proposito dei paesi anglofili, ma è arrivata. Is it male or female? No, it's a female. It's a female. Female. Okay. Vuol dire che è arrivata, si parlava di paesi anglofili, è arrivata una mail dal penitenziario di Huntsville, penitenziario di massima sicurezza, di un condannato a morte, che dice: potrei tenere la linea del telefono libera per la telefonata del governatore, ma... e invece la uso per il modem per ascoltare DJ e scrivervi. Grandioso. Guarda, ma questo tutto... arriva dai paesi anglofili? Arriva dal penitenziario di Huntsville, in Texas. Allora, Mangoni, cosa canti oggi? Oh, yes, a very nice song. How do you think she said they... Dei tattoo. Perché canti? Perché vuoi essere ammesso nel fuori grande... concorso. Cari amici, questo è un messaggio per Claudio Cecchetto. Claudio, metti da parte l'odio che hai per Linus. Noi di Linus Storia Tese non siamo Linus. Noi siamo Linus Storia Tese e stiamo portando avanti da anni un discorso artistico di un certo tipo, con un cantante di un certo tipo. Bravo. Non è stato ancora una volta ammesso nell'elenco dei cantanti che aspirano a prendere parte al Festival Giovani. Almeno ascoltalo. Sì. Ascolta almeno la voce degli ascoltatori della radio, ascolta almeno la voce di Elemedia, ascolta Mangoni che ora canta All How They Think She Say. Tu sai Mangoni, questa canzone è legata a un piccolo scandalo, non ne vuoi parlare tra l'altro? Ma niente, queste due mie amiche del resto, okay, cosa hanno fatto? Si sono amate davanti a tutti. E allora? Certo. Sei informatissimo. E infatti Mangoni, dopo aver cantato questa canzone, darà un bacio lesbico a una ragazza scelta. Anche. Però... l'amore non ha mai ammazzato nessuno. Bravo! La bravo. Guerra sì. Sì. È difficile questa parola. È difficile. Ma tu ce la puoi fare. Dai che vai al festival, Mangoni. Dai, cantala bene. This is not enough. Questo non è abbastanza. Un attimo. Fantastico. Pronto? Claudio. C'è Trevor Horn al telefono. Ah, Trevor Horn. Sì, dice che è disposto a produrre lui l'album di Mangoni. Nel caso Cecchetto lo accettasse. Ah, nel caso Cecchetto lo accettasse. Interessante. Allora, io ti posso dire questo. Io ho visto Verdiana, che ha vinto la puntata scorsa di Destinazione Sanremo. Brava. Mangoni è... ma non due volte, tre, quattro volte. Voglio spiegare. Anche fisicamente, tre o quattro volte. Fisicamente è più interessante, diciamo. E poi, dietro c'è anche una storia umana, un passato e anche un futuro, insomma. Preparati, Mangoni. Ascolta questo sound. Questo suono che diciamo ti accompagnerà che di notte. Due maestri davanti a me. Beh, io sono una ripetizione. Allora c'è una lettera, c'è una lettera di Peter Pan che chiede: ma nell'ostrica piena di nulla c'è anche il lupo della storia infinita? Non lo so. C'è anche un'altra mail, c'è un ragazzo che dice: ciao amici, sono un alpinista caduto in un crepaccio, sono spacciato. Ho deciso di dedicare questi due o tre minuti all'ascolto di questa bellissima trasmissione. Bravo. Molto bello. Successo, se lo dico io, il CD è collegato allo stesso alimentatore dell'ascensore. Quindi tanto intanto di rimetterlo in funzione. E salutiamo Marinella da Torino che ci contraddice e ci dice: beh figlioli, ma perché parlate di 10 anni di trasmissione se avete iniziato il 2/12/93? Tu hai ragione, però non hai considerato una cosa che ti diciamo adesso, e cioè: Marinella, ma non rompere i coglioni su un anno, meno di un anno. Non è vero, ma comunque Marinella, se tu fai bene i
conti, noi abbiamo fatto nel 93 una mini stagione, ok? Esatto. E quindi comunque era la prima, dopodiché 93-94 la seconda, esatto, 4-5 no, la terza e via discorrendo fino a quest'anno che è il decimo anno. Il decimo. Tu fai Marinella, noi, conta che... bene, Marinella, conta bene. Secondo voglio me Marinella, rispondere... puoi contare meglio, Marinella. Voglio anche rispondere in generale a tutti quelli che dicono posso mandarvi questo, posso ma voi mandate, cari amici, poi... Ovviamente c'è una commissione qui, certo, che sceglierà, valuterà certamente se il materiale che ci avete inviato è di nostro gradimento, sì, esatto, è degno di essere messo o se non è degno di essere messo. Per esempio, la grappa che stiamo sosteggiando questa sera è arrivata in questo modo. L'abbiamo assaggiata, era buono. Ciao, versamelo un po'. Dai, ciao, va, dai. Allora, parliamo degli appuntamenti. Un secondo, prima c'è la pubblicità. Un grande drago fatto d'oro massiccio. Il più esclusivo e prestigioso del mondo. Da 14.590 euro. Con rate mensili a partire da 14.503 euro e 93 centesimi. Fino al 500 ottobre. Cos'è il 500 ottobre? Fra un bel po'. Domenica, non l'altra. L'altra. L'altra ancora. Però devo dire che io ho sempre desiderato nella mia vita avere un drago d'oro massiccio. Quante volte mi sono guardato allo specchio e gli ho detto: ok, ho sei bello, sei ricco, hai un sacco di bellissime doti, ma ti manca un drago. E non Ma il drago verde non andavi a bere, non ti accontentavi già. Sai che quando mi hanno portato al drago verde la prima volta sono rimasto male. Spieghiamo che a Milano il drago verde, come abbiamo già detto altre volte, è la fontanella a forma di appunto... E forse non ce n'è neanche più in giro. No, ce n'è. Ne ho appena messa una dei giardini. Grande Mangoni. Bravo Mangoni. Bravo Mangoni. Ad esempio, Linus, arriva questa mail che dice: ciao, sono Melody. Dovresti conoscermi visto che qualche mese fa ti ho spedito il mio primo CD singolo, Vai, inciso su etichetta Sony Epic. In effetti però mi sorge qualche dubbio dal momento che non ho ricevuto alcun riscontro da parte tua. Feedback. Caro Melody, inviala ancora un'altra volta. O anche cara Melody. Insisti. Inviacela ancora. Insisti Melody. E fate la stessa cosa tutti voi. Ma siamo arrivati all'appuntamento più atteso della serata e della nuova annata. L'appuntamento con il campionato di hockey della Svizzera. Madonna, io speravo che almeno quest'anno niente. Al primo posto abbiamo il Davos. Al secondo posto il Sai che mi piace questo sport. Al terzo posto il ZSC. Al quarto posto Polotta, il quinto Servetta, all'ottavo posto il Lugano. In una zona retrocessione, l'acqua è piotta purtroppo. Molto bene, torniamo a noi. Io vorrei chiudere con un messaggio di speranza, con un messaggio di eleganza. Chiudiamo con un po' di poesia. Perché sono molte le poesie che abbiamo qui sul tappeto verde, peraltro, dal quale vi stiamo parlando, giocando anche a poker. Quindi io un po' roulette, leggendone alcune, ok? Tra l'altro, una mi sembra anche abbastanza autoironica in questo momento, dopo la figuraccia da pirla fatta col disco di Stevie Wonder. Prego, base musicale. Questa è la scritta Hermes Palinsesto. Come vedete, tutto ti torna indietro. Perché lui se la prende con qualcuno, ma abbiamo fatto la stessa figura anche noi adesso. Hermes Palinsesto che ritorna con la grinta di sempre, con quella zampata graffiante capace di catturare quelli che sembrano aspetti marginali della vita d'oggigiorno e mostrarli ai nostri occhi ormai opachi di indifferenza. Lasciamoci allora prendere per mano da Hermes ed egli saprà guidarci fino a una diversa lettura del presente. Per esempio questa si chiama... Sembra un mago di quello. Hermes Palinsesto è anche un po' un mago. Questa si chiama Blockbuster. 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 Porom pom pom. No, è sbagliato, Blockbuster poro pom pem pem pom 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 poro pom pem pem pom 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 poro pom pem pem pom pom pom. Come mi consigli tu nella pubblicità, ho invitato tanti amici a casa per vedere un film in JVJ, ma a metà proiezione il film si è interrotto perché il JVJ era tutto rigato. E allora, caro Blockbuster Ruccio bello di mamma, come lo mettiamo, Mi puoi rifondere soltanto in noleggio del JVJ? Stugaz, tu devi rifondermi una bella serata che si trasforma in una serata di merda. Tutto questo aveva valore fino a prima del disco, esatto, di Stevie Wonder, che è inciampato clamorosamente su se stesso. Secondo me Linus ha ancora valore perché Hermes stigmatizza l'importanza di pagare per un servizio che poi non c'è, qui nessuno ha pagato per ascoltarci in radio. Ancora no. Chi
credo all'altra sponda, se hai qualche altra poesia. All'altra sponda, a quello dell'altra, quello dell'altra sponda. Paolo Fellello, Paul Fellello, ritorno, un grandissimo ritorno a furor di popolo, cari amici, ritorna Animali Spiaccicati. Anche qui va fatta una piccola prefazione. Paul Fellello, Paolo Fellello, dopo un periodo trascorso in una casa di cura privata, riprende a descrivere il mondo ad un immaginario interlocutore di una lontana civiltà interplanetaria attraverso le crude immagini di animali travolti da vari mezzi di trasporto. Ecco qua però la ci poesia vuole una di questa base sera, drammatica, sì. La poesia di questa sera si chiama Porco. Sì, perché Paolo è stato male. Sì, è stato male, era andato fuori di testa. Gli ultimi parlavano di elefanti, spiaccicati, robe assurde. Questa è più normale. La poesia di questa sera è intitolata Porco. Porco spiaccicato, sderenato, travolto, scarnificato, vulcanizzato, appiattito, rullato. Tentavi di scappare dal camion che ti portava in Italia, dall'Olanda, con i tuoi simili porci, durante una fermata all'autogrill. Ma hai tentato di attraversare l'autostrada e sei stato investito, travolto, sconvolto, sfigurato, arrotato, una, due, tre, quattro volte. Camion, auto, moto, furgone, anche il camion che trasporta i tuoi simili, porco. Ora sei un'enorme fetta di prosciutto crudo all'uscita di Fiorenzuola. È bellissima, questa è veramente un momento, guarda, veramente bellissima. Buonanotte, buonanotte, Lino. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, Lino. Buonanotte, questa notte è. Vi lascio con altre due poesie velocissime, ermetiche, di Hermes Palinsesto. Il Barbone, mi illumino di mense. Bello! Molto bello. Chiudiamo con Sete. O Sete, vai dal prete. Non potrai eventualmente andare al bar? No, non fa rima. A lunedì prossimo. Vi ricordiamo che l'Ares si è salvata. È vero, è bellissimo questo fatto. Ciao. Mandate le barzellette a Corsia. Ciao.